caffè con l'esperto è offerto da Uno Magazine. Ben ritrovati ad una nuova puntata di Un caffè con l'esperto. Sono Claudio Campagnolo, siamo al Caffè Pedrocchi in Sala Bianca. Mi preme ogni volta cercare di portare alla conoscenza di voi telespettatori qualcuno che si occupi di innovazione. Ebbene, oggi credo di esserci riuscito. Di fronte a me ho Carlo Destro. Benvenuto Carlo. Io so che tu provieni da una famiglia di imprenditori, perché già il cognome forse vi ha un po' acceso una lampadina, no? Cioè, la nota Carrozzeria Destro è un'azienda di famiglia, una family company, come si suol dire. Assolutamente, sì. Perché faccio anche questo cappello sulla carrozzeria? Perché il buon Carlo è stato invitato a Milano da un suo futuro socio per realizzare una struttura che si potesse offrire ai carrozzieri d'Italia, se non che il buon Carlo, una volta giunto a Milano, nel luogo dove c'era questo incontro, rimase folgorato sulla via Pergamasco come esatto, San Paolo. Esatto. Cos'era questa struttura, Carlo? Allora, per la prima volta appunto ho avuto modo di conoscere cos'è un vero e proprio co-working. E sono stato appunto folgorato dall'energia che ho respirato all'interno di questo ambiente. E, al di là di un primo impatto in cui non avevo avuto un'ottima percezione dal punto di vista appunto della struttura, perché stiamo parlando magari di un capannone dove c'erano dentro 200 persone, eccetera, eccetera. Però nel mio immaginario il coworking era un luogo dove si incontrano spesso magari giovani o giovanissimi, tipo aula studio, le famose start-up, eccetera, eccetera. Invece in realtà ho visto anche parecchie persone, over 50 diciamo, e ho scoperto, insomma, soprattutto a Milano e Roma, sono utilizzate appunto da liberi professionisti, da molte persone che hanno capito che l'ufficio non è più necessario. Spieghiamo per i pochi che ancora non avessero chiaro il concetto di coworking: sono questi ambienti frequentati appunto da persone le quali affittano proprio temporaneamente o la postazione di lavoro o delle salette riservate o in alcuni casi proprio dei piccoli uffici all'interno di queste strutture. È un modo molto pratico della serie: si paga solo ciò che si utilizza. Esatto. Esatto. Perché con i tempi che corrono, la crisi economica e i costi alti anche degli affitti, è veramente a volte oneroso avere una struttura propria, e così, Carlo. Ma esatto, questo, allora, gli elementi possono essere sostanzialmente tre. Uno economico, appunto, perché è estremamente economico appoggiarsi a strutture tipo la nostra. Il secondo è quello perché si risparmia molto tempo, cioè non si deve dedicare del proprio tempo per andare a gestire una struttura, pulizie, utenze, tutte queste cose che in realtà ci portano via, oltre che del denaro, anche del tempo. La terza, quella secondo me più importante, quella che mi ha scatenato questa volontà di aprire appunto il Bassi Lab a Padova, è appunto quello che io chiamo la contaminazione, cioè la mia speranza è che tutti questi liberi professionisti andando in un ambiente tipo questo possano, venendo a contatto tra di loro, creare quello che è successo a me, come hai detto prima in precedenza, cioè persone che anche magari potenzialmente molto distanti fra di loro per il lavoro che svolgono possono insieme andare a creare nuove strutture, delle opportunità di business. Sì, pensiamo ad esempio, che ne so, qualche avvocato, un commercialista o che ne so, o un venditore ad esempio. Ecco, frequentandosi e conoscendosi in un ambiente neutrale, esatto, possono interagire e fare proprio creare delle vere e proprie opportunità di business. Torniamo tra poco per conoscere ancora meglio questa realtà interessante che è proprio nella zona fiera. Assolutamente. Ma poi vi spiegheremo altre cose, tra poco. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Bye.
Allora, abbiamo detto poco fa con Carlo Destro, insomma, la potenzialità del co-working, cioè questo fatto di respirare un'energia creativa, operativa, propositiva quasi, no? Perché le persone che si danno da fare, frequentandosi, possono anche creare delle opportunità che possono aiutarsi appunto reciprocamente. Intanto diciamo che si chiama Bassi Lab perché... Ma il nome deriva dalla via, che è via Ugo Bassi. Quindi è anche facile da ricordare dove si trova. Esatto, dove si trova. E comunque voi siete tra gli istituti universitari e la fiera, no? Esatto, quindi è una posizione esatto. Strategica. Sì, molto vicina al tribunale, difatti già più di qualche avvocato ha cominciato ad utilizzare le nostre strutture per incontrare i propri clienti. Ma tu mi facevi un esempio curioso di un'avvocatessa che sì. È quasi incredula. Perché incredula? Incredula perché appunto per le cifre insomma che richiediamo parliamo di cifre si parte dai 10 euro l'ora 10 per euro l'ora per avere che cosa? Una saletta dedicata e tutti i servizi, quindi dal parcheggio abbiamo un parcheggio privato all'interno avete anche la connessione fibra 100 mega, cioè compresa nei 10 euro. Poi c'è la possibilità di avere delle lavagne per poter scrivere, ci sono i videoproiettori, ci sono i televisori per poter anche. Fotocopiatore, tutti i servizi tipici di un ufficio. Cioè magari trovano. Anche la domiciliazione. Anche la domiciliazione. È interessante questo. Lo dico interessante per chi ad esempio è fuori ufficio tutto il giorno e di solito magari io ad esempio qualche volta compro su Amazon, tanto per non fare pubblicità a questo colosso che ci divorerà tutti prima o poi, però e non so mai quando farmi recapitare questi pacchi perché sono sempre in giro, e quindi c'è anche questa possibilità. C'è anche questa possibilità. E, se invece io volessi affittare una postazione, Una postazione la si può affittare per un singolo giorno, per una settimana, per un mese, per tre mesi, eccetera, eccetera. E qui i costi sono tendenzialmente di 200 euro al mese. E se fosse un giorno soltanto, ad esempio? Un giorno soltanto sono 15 euro. 15 euro, quindi io per un giorno posso usufruire di tutti questi servizi, avere la mia postazione e poter insomma lavorare. In modo molto semplice. E, allora, Bassi Lab, abbiamo detto, zona fiera, grosso modo, tutte quante le caratteristiche che tu ci hai appena ricordato, però il vantaggio di questa contaminazione con gli altri professionisti con i quali vado, ed è forse per questo che è la differenza sostanziale con altre realtà di co-working, allora, il fatto che tu ti rivolgi proprio a dei libri professionisti. Esatto, cioè questa è un po' la differenziazione che stiamo cercando di attuare, è proprio... generalmente nell'immaginario insomma collettivo quando si parla di co-working si parla di start-up innovative eccetera eccetera. Ricordiamo scusami che le famose start-up 8 su 10 defungono entro i 3 anni, no? Esatto. Giusto per dare a Cesare quel che è di Cesare, prego. Ecco. Però questo sistema, okay, a me piaceva molto e allora mi sono detto perché non si può fare anche per altre categorie? Perché deve essere riservato solo a startup innovative? Perché a mio avviso la cultura, stiamo andando verso questo famoso sharing, cioè condividere l'auto, condividere la bicicletta. Addirittura adesso sta nascendo l'house sharing. C'è anche chi condivide la moglie, ma questo è un altro capitolo. Prego. Ecco, là non si arriva. E appunto, secondo me, per tante tipologie, per tante persone, dagli agenti di commercio che si stanno adesso appoggiando a noi, agli avvocati, ai commercialisti, a veramente tantissime persone che hanno bisogno di incontrarsi in un ambiente professionale, pulito, un bel ambiente anche, molto centrale, con dei bei servizi, ecco che l'unica difficoltà che stiamo incontrando in questo momento è quello di farci farlo conoscere. Sapere. Noi siamo qui per questo. E poi mi è venuto in mente un altro punto, prima della pausa pubblicitaria, che vorrei ricordare, che secondo me è un altro punto di forza di questa struttura, è la modularità, cioè la possibilità di partire con una semplice postazione, ma se io ho l'esigenza di incontrare 6-7 persone, c'è la saletta. Se invece voglio fare un corso di formazione con 25 persone, ho la saletta. Quindi la possibilità di espandermi. Quello in giorni, per esempio,
esempio questa associazione di agenti di commercio che adesso si sta appoggiando a noi è partita con mezza giornata alla settimana, poi arriverà la giornata, arriverà alle due mezze giornate, pian pianino può crescere avendo dei costi sempre molto contenuti. Insomma, si paga quello che si utilizza. A tra poco. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Rieccoci in onda. Allora, abbiamo parlato quest'oggi di coworking, ma chissà se esiste una parola italiana per definire il coworking, Carlo, ci hai mai pensato? Ufficio condiviso, lavorare insieme, cioè, diamoci una mano, cioè, potrebbe sì, essere. Sì. Ripeto, il coworking è uno spazio fisico, ma in realtà quello che si cerca di creare, cercare di creare rete fra persone, fra aziende, fra liberi professionisti. Ti è già capitato di vedere qualcuno dei tuoi clienti che sta cominciando a interagire? Assolutamente con... sì. Ci puoi fare qualche come esempio? Come stesso. Ma c'è chi sta facendo del software per degli hotel, ecco che può andare bene anche per altre, per altre sì, tipologie di attività. Un altro invece che ha creato un software per, molto avanzato per la gestione di negozi, che altro per andare a vedere tramite il wifi questi negozi, le persone dove si fermavano, eccetera, eccetera. Adesso stiamo meditando insieme di svilupparlo proprio per la mia attività principale. Esatto, quindi una carrozzeria. Da cosa nasce cosa? È solo questione di essere curiosi. Ecco, questo potrebbe essere il nome, cioè come dire, il claim, no, di Bassi Lab. Da cosa nasce cosa? Esatto. E a proposito di cose, visto che... Ma tu sei veramente un curioso, è un po' innovatore, sei un appassionato. Io ho visto, sono venuto a trovarti in ufficio, hai sempre così il computerino, ultima generazione. Ti affascina il futuro? Assolutamente, io sono innamorato e da sempre sono curioso, appunto, e quindi innamorato di quello che avverrà. Non sono legato a cose del passato, ma a cose che verranno, soprattutto a livello tecnologico, così. Difatti anche ad oggi, insomma, sono costantemente in contatto anche con persone che mi stanno descrivendo quello che sta avvenendo e alla velocità con cui sta avvenendo, il cambiamento che stiamo attraversando. E proprio la settimana scorsa ho incontrato delle persone che mi hanno fatto vedere il futuro. Beh, dacci uno spiraglio di questo futuro. Sulla mobilità senza autista, insomma. Ecco, le auto senza conducente. Le auto senza conducente fanno meno incidenti, quindi la carrozzeria Destro forse. Ma eccoci qua a parlare di coworking, appunto. grazie a Carlo Destro, fondatore di Bassi Lab, grazie per questa chiacchierata e questa finestra aperta sul futuro, e grazie a voi che ancora una volta avete assistito a questa puntata. Alla prossima. Un caffè con l'esperto è stato offerto da Uno Magazine.